È ancora ricercato il responsabile della strage di Calata San Marco a Napoli. 33 anni fa, un'autobomba piazzata all'esterno di un circolo ricreativo per soldati americani fece 5 vittime. Oggi cerimonia per ricordarle. Claudio Pappaianni. Per 33 anni la strage di Calata San Marco nel cuore di Napoli è finita nell'oblio, rimossa come le macerie e i detriti di quella tragica esplosione. E come il circolo ricreativo USO, l'obiettivo dei terroristi che quel 14 aprile 1988 volevano colpire l'America nella ricorrenza del raid aereo su Tripoli. Angela Santos è stata la prima donna militare statunitense a morire per un attentato. Il suo ricordo è affidato a sua sorella Jenny, che commossa ringrazia l'Italia per questa giornata della memoria di quel drammatico attentato. La macchina stava là. Di fronte. Senti uno scoppio non indifferente, non indifferente. Paura, paura, paura. Non sapevamo quello che era successo. Ma qua c'erano fiamme e fuoco, vetri che cadevano, gente a terra perché lo spostamento d'aria fu forte, fortissimo. Insieme con la sottufficiale della US Navy morirono 4 civili, tutti napoletani. Le loro famiglie hanno atteso 33 anni per una celebrazione che ricordasse quel sacrificio. 33 anni sono tanti, ma non sono così tanti per ricordare eventi così gravi e dunque ci sembrava veramente opportuno in qualche modo sottolineare come la città non ha dimenticato un evento così grave. Nonostante l'autore della strage sia stato individuato in tempi brevissimi e condannato all'ergastolo, non ha mai pagato con un solo giorno di carcere. Junzo Okudaira, esponente dell'Armata Rossa giapponese, è oggi il latitante numero uno per la Procura di Napoli, che ha di recente riaperto le indagini per dare un nome e un volto ai complici dell'unico colpevole individuato.